Oggi faremo insieme il letto, iniziando proprio dalla base. Una volta che abbiamo il materasso, metteremo sopra il coprimaterasso e poi le lenzuola, il piumone, il sacco. E a finire anche un runner, perché la piacevolezza della vista è sempre importante sul vostro letto. Iniziamo subito, Flavia. Iniziamo. Allora, abbiamo un materasso che naturalmente è pulito e mettiamo subito il coprimaterasso che non deve mai mancare. Dopodiché passiamo al lenzuolo di sotto, cioè il lenzuolo con gli angoli. Adesso è ora di parlare di cuscini e fodere dei cuscini e federe del letto. Ecco qua, i cuscini anche loro devono avere un copricuscino, quindi ci sono i copricuscini con la cerniera che vanno messi sul cuscino prima di mettere la federa. La Titti l'ha già infilato, adesso infiliamo anche questo. E adesso metto anch'io la federa al cuscino sopra al copricuscino. Adesso è la volta del piumone e del copripiumone, quindi vedremo insieme, e lo faremo insieme la Flavia ed io, come fare il letto. Mettiamo su il nostro piumone e abbiamo il sacco. Vi facciamo notare che abbiamo legato e cucito agli angoli del piumone delle fettucce, in modo tale che potrete fare lo stesso all'interno del vostro copripiumone e agganciarle insieme, così il piumone non si muoverà più dal sacco copripiumone. Il letto è fatto, non resta che mettere i cuscini e anche dei cuscini di bellezza sul nostro letto pulito e profumato.